Julie è un tipico personaggio di Wes Anderson, che vive in una tipica casa arredata simmetricamente e indossa tipici accessori simpatici che la rendono unica ma anche un po' stramba. Indossa il suo baschetto rosso in ogni momento della giornata, quando cucina, quando gioca con il suo gatto, quando dorme e credo anche sotto la doccia. Julie non è mai felice o triste, disgustata o sorpresa. Lei guarda in camera con uno sguardo pacifico e malinconico che ti fa chiedere se conosca o meno verità che a noi esseri umani non sono ancora state rivelate. Come ogni personaggio creato da Wes Anderson, Julie ha una strana passione in cui crede di eccellere, ma che nessuno capisce veramente. Gelati. Nella sua vita, Julie ha provato in totale 750 diversi gusti di gelato, annotandoli meticolosamente nella sua agenda e suddividendoli in base alla fascia oraria in cui è consono mangiarli. Il basilico è categoricamente vietato a colazione, mentre il burro d'arachidi pralinato e il pomodoro secco sono più adatti come snack di mezzanotte. La vita di Julie è programmata secondo un preciso schema di colori in modo perfettamente simmetrico, ma oggi è un giorno molto speciale. Julie ha organizzato nel dettaglio ogni minuto di questa giornata. Brunch al parco con Attila, visita al museo di storia naturale con i suoi vecchi amici e cena con i genitori. Ma prima di arrivare dai genitori, Julie ha una missione: comprare due palline di gelato alla minuscola gelateria da Mimì. Non è un gelato comune quello che Julie mangia al giorno del suo compleanno, ma è il migliore di tutti e 750. Il gusto in questione viene prodotto solo due volte l'anno da Mimì, grazie alle particolari uova che fa la sua gallina. Non esiste al mondo miglior gelato del gusto crema di mandorle con doppia vaniglia e gocce di cioccolato di Mimì. E per Julie questo è l'unico modo di festeggiare degnamente il proprio compleanno. Julie è pronta per mettere in pratica il suo meticoloso piano per la giornata, un piano che, come in ogni film di Wes Anderson che si rispetti, fallirà miseramente. Ma questa è una cosa che vedremo tra poco. La prima tappa di Julie è la panchina a destra del laghetto di Parco Sempione. È scomoda, un po' marcia, calda d'estate e fredda d'inverno, e proprio per questo motivo è solo sua. La colazione di oggi prevede gelato al ginseng e avena, accompagnata da una cialda al caffè che Julie non mangia mai interamente. Julie e Attila fanno colazione insieme da 4 anni. È un passerotto piuttosto nervoso ed energico, amante della caffeina. Julie lo riconosce dal modo scattante con il quale si guarda attorno e non si domanda mai se sia lei la colpevole della dipendenza da caffè di Attila. Ma purtroppo per lui non esiste film di Wes Anderson dove un animaletto da compagnia non muoia in circostanze ironicamente tragiche. Frisbee! Julie ama i trasporti pubblici. Anche con i loro ritardi, sovraffollamenti e odori poco gradevoli sono sempre in grado di tirarla su di morale. Sui mezzi pubblici Julie può guardare Milano correre sotto i suoi occhi, scoprire scorci mai visti e immaginare vite mai vissute. Ok, oggi forse non è proprio la sua giornata, ma non lascerà che un paio di inconvenienti distruggano il suo piano perfetto. Quando era bambina, Julie sognava di fare la paleontologa. Amava quegli animali immensi e sconosciuti come fossero degli amici d'infanzia. Ogni domenica torna a trovarli e condivide con loro un segreto: il gelato al puffo. Lo mangia di nascosto dalla borsa, non tanto per non farsi notare dai guardiani del museo, ma più perché quasi si vergogna di assaporare quel gusto così stucchevole fatto di coloranti artificiali. Eppure il puffo, proprio come i dinosauri, le ricorda la sua infanzia. Il dinosauro preferito di Julie è il triceratopo. È certa che anche lui provi una certa simpatia per lei, d'altronde quando si guardano uno di fronte all'altro sembra quasi che le sorrida.
O almeno questo è ciò che lei pensa. Julie crede che anche il triceratopo ami il gelato al puffo e per questo gli lascia sempre la fine del suo cono accanto. Ed eccolo qua, il personaggio affascinante e misterioso con il quale il tipico personaggio di Wes Anderson ha un palese conflitto. E la tipica fuga nel bel mezzo di una scena statica e tranquilla. Che porta il protagonista ad una tipica fuoriuscita di sangue dal naso. Oh oh, quello è il gusto Pirichittus. Julie lo conserva gelosamente solo per le emergenze. Come avevo già anticipato, ogni piano meticolosamente architettato è destinato ad andare a rotoli. Adesso direi che è arrivato il momento di mettere una canzone indie malinconica che suona molto anni 70, non protetta da copyright. I am not a raincoat here to keep you warm. Go back in the closet after the storm. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. Siamo alla sfida finale. A Julie è andato tutto male, ma riuscirà almeno a prendere il suo tanto agognato crema di mandorle con doppia vaniglia e gocce di cioccolato? La stavate aspettando, eh? No, non ci siamo dimenticati della corsa a rallentatore. È il momento per l'ultimo impegno della giornata. Andare a trovare i genitori. Beh dai, potevate aspettarvelo. Ogni personaggio di Wes Anderson ha un conflitto irrisolto con un genitore morto troppo presto. E nel caso di Julie, sono ben due. Crema di mandorle con doppia vaniglia e gocce di cioccolato di Mimì. Il loro preferito. Anche il mio. Tanti auguri, sorellina. Ed eccoci ai titoli di coda. Come ogni film di Wes Anderson, alla fine la storia parlava di una famiglia incasinata e disfunzionale. Che sorpresa! Una vita vissuta in perfetta simmetria, con un innaturale palette di colori pastello, strani hobby, rallenti, zoom ottici e movimenti di camera a schiaffo. Ma è questa la quotidianità di Julie, quella di tipico personaggio di Wes Anderson.